Reduce da tre vittorie consecutive, attacca subito il Pescara con Maniero verso Insigne, prova il colpo a giro, pallone fuori di un metro. Sempre il Pescara il primo tempo ad attaccare, bravissimo Insigne a saltare due uomini, andare verso il centro, poi cerca l'1-2 e con il sinistro conclude alto. Dalla parte opposta l'Empoli per una delle poche azioni offensive. Gallozzi alza la testa, suo il cross, va di testa in tuffo Coralli, è l'unica conclusione del centravanti in questa partita. Attacca ancora il Pescara, Nielsen all'esordio in Serie B, il tiro, la respinta corta, Maniero non trova la porta. Balzano dalla destra, ancora Nielsen, il cross sul secondo palo, schiaccia male Cascione, spreca una grande opportunità. Ancora Nielsen, pallone largo, Balzano prova di controbalzo, pallone sull'esterno della rete. Tutto del Pescara il primo tempo, poi Coppola sfiora il palo, l'unica conclusione pericolosa della squadra di casa. Ancora il Pescara, Maniero prova il colpo d'esterno, Insigne che se ha un problema è quello di cercare sempre la giocata spettacolare. Come in questo caso, pallone per lui, tiro alla Del Piero, esito sconfortante. Nel secondo tempo però si rifà Insigne, subito sulla sinistra, il cross è una pennellata, di testa Maniero, terza rete stagionale. Maniero ha preso il posto di Immobile, squalificato, si è fatto apprezzare con questo gol. Attacca ancora il Pescara, cross di Nielsen, il più piccolo schiaccia di testa per Insigne, è l'ottava rete stagionale. Cross di Nielsen all'esordio, subito assist, Insigne di testa. Prova Brugman la deviazione, il primo angolo pensato nel secondo tempo a favore dell'Empoli. Qui c'è la protesta di Gorzegno, insulta l'arbitro Rosso. Non è l'unica espulsione della partita perché qua si vede chiaramente la protesta di Gorzegno che manda a quel paese l'arbitro, Giacomelli lo manda fuori. Questa è la seconda espulsione, Tonelli già ammonito. Prende il secondo giallo e saranno problemi per l'Empoli nella prossima settimana. Ancora due rossi, quindi due squalificati per una squadra che ha fatto un punto nelle ultime cinque partite.